Ragazzi, noi adesso stiamo ammirando una delle più belle pitture del mondo. La dipinse nel 1459 un nostro grande concittadino, Piero della Francesca. Vediamo un po', quanti anni prima della sua morte? Piero morì lo stesso giorno in cui un altro grande italiano portava a termine un'impresa memorabile, una delle più memorabili della storia. Io lo so, signora maestra, il giorno in cui Cristoforo Colombo sbarcò in America, il 12 ottobre nel 1492. Bene, brava. E quanti anni prima, allora? Io lo so, signora maestra, 33 anni. Benissimo. E ora vi racconto una storia vera. A voi piacciono le storie, vero? Era il 2 agosto 1944 e nelle nostre zone infuriava la guerra. I tedeschi cercavano di scappare verso nord, mentre gli inglesi avanzavano da sud. Are any orders? Yes, Morton. Stessi ordini. E noi avere da nostro barco in Italia. Sparare cannonate su questi paesi pieni di storia e di arte. That's the rule, Captain. Yes, Morton. Essere guerra. Roger, Roger! Well, here sounds poco. Lì noi dover sparare. Lì essere ultime retroguardia tedesca. Ready, Morton? Pronto a sparare? Ok, Captain. Right. Wait until further orders. Tu aspetta miei ordini. All right, Captain. San Sepolcro, Borgo San Sepolcro. Mm-hmm.
Venire sul mio camion, prego, vieni. Clayton! Questa non essere guerra. Arrendetevi, partigiani traditori! Siete circondati, non avete scampo! Arrendetevi, partigiani traditori! Laggiù. Aspetta, Shade! Non puoi farcela! Forza, bro!
questi partigiani essere eroi. San Sepolcro, Borgo San Sepolcro, is it the same? Essere stessa cosa? Se essere stessa cosa, essere lì, affresco più bello del mondo. My God! Tu, sapere se San Sepolcro, essere Borgo San Sepolcro di Piero della Francesca? Io, signor capitano, non sapere niente. Damn it! You know nothing! Nothing! Tu non sapere mai niente! Essere con me di Napoli, non sapere mai niente! Don't fire, Morton! Non si può sparare su città